Eravamo in uno in più dal quindicesimo minuto. Dal quindicesimo minuto eravamo in uno in più e non siamo riusciti a fare un cazzo davanti, un cazzo delle mummie, delle mummie! Due mummie! Eravamo due mummie! Adesso io però, io non me la prendo mai con Borrelli, non me la sono mai presa, mai, lo difendo anche, ma siamo alla quattordicesima giornata. Due gol hai fatto! Due gol! Due! 3,5 milioni! Oh, ma stai scherzando! Svegliati fuori! Svegliati! Perché oltre... Dico, vabbè, non fa gol, però magari lavora per la squadra. Neanche quello! Hai fatto cagare oggi! Neanche quello hai fatto! Cioè, se non sei più capace neanche di lavorare per la squadra, allora... Ah, stia scherzando, ragazzi! Hai fatto ridere! Schifo! 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 E per assurdo oggi, mi ero incappato a Papetti! Cioè, l'unico che ci ha messo un po' di grinta, io lo critico sempre Papetti, ma qua non c'è da fare i complimenti. Gli faccio i complimenti perché ha fatto una buona partita, pulita, energica, mi è piaciuto comunque. E poi ragazzi, ma ci rendiamo conto che noi siamo stati dal quindicesimo, eravamo in uno in più e non siamo riusciti. Anzi, sono riuscito a fare una bella azione, un bel 1-2, poi Galazza ha concluso, poi un tiraccio. Ma veramente male, ma quelli che sono entrati, cioè, mai visto che puntava l'uomo, che... Oggi è quello che bisogna fare, visto che quando siamo uno in più, punti l'uomo, si aprono gli spazi e si fa gol. No, poi entra Nuamà, non mi è piaciuto assolutamente, anzi, proprio bocciato Nuamà oggi. Lezzino non si è neanche sporcati i guanti oggi, ma neanche Thiam! Ed è quella la cosa grave, perché non gli abbiamo fatto un tiro in porta, e grande onore alla Juve Stabia, perché la Juve Stabia meritava più di vincere del Brescia, anche se hanno fatto zero tiri. Ci ha messo più cuore, più grinta, più carisma, cioè ce l'ha messa molto di più di noi, che invece eravamo lì, 11 mummie eravamo, 11 mummie che ci guardavamo negli occhi e non riuscivamo a segnare. Ma qual è il problema? Il problema siamo noi, punto. Le mie allenature, siamo noi il problema. Sono i giocatori il problema, perché l'allenatore può centrare fino a un certo punto, ma se tu rimani in uno in più a Juve Stabia e non riesci a segnare, il problema sono i giocatori, non l'allenatore, basta. Oggi Manan non c'era, ma non è colpa di Manan. Adesso vediamo cosa succederà, perché adesso magari Cellino si arrabbia perché non siamo riusciti a vincere in un in più a Juve Stabia, quindi sicuramente se la prenderà con l'unico che non c'entra, cioè Manan. Ragazzi, veramente, la prossima, adesso mi ricordo, contro il Bari in casa, bisogna tornare alla vittoria. Ragazzi, serve la vittoria, serve continuità, serve cominciare a macinare anche un po' più di punti perché la classifica è cortissima, cioè oggi ha fatto l'impresa la Carrarese, cioè alla fine ti ritrovi a perdere magari due partite e sei in fondo, cioè è così la Serie B, non puoi sbagliare una partita e oggi il punto addirittura ragazzi sta stretto secondo me alla Juve Stabia più che a noi perché comunque noi non abbiamo mai fatto niente, anzi il punto se l'hanno guadagnato e sono contenti più loro, io sono incazzatissimo perché secondo me questa partita era da vincere senza se e senza ma, poi il campo è influito, quello sì. Però ragazzi, serve di più, serve molto, ma molto, ma molto di più, serve sempre qualcosa di più e noi in questo momento non ce lo stiamo avendo e purtroppo questo in più è Dimitri Bisoli che non c'è. Seguitemi ragazzi qua su YouTube, lasciate un bel mi piace.